Oggi unboxing speciale per festeggiare i 75 anni di ETA Beta, creato il 26 settembre del 1947 da Bill Walsh e Floyd Gottfredson. Buona visione! Vi ricordate l'unboxing dei pensieri di Pippo? Bene, concludevo quel video mostrandovi la pagina con cui Panini annunciava il prossimo volume di questa serie, ovvero Le Follie di ETA Beta, che ristampa l'omonimo volume della Mondadori nel 1972. Previsto per l'uscita a settembre, in realtà non sono così sicuro che alla fine lo acquisterò. Questo perché sono riuscito a mettere le mani proprio sull'originale della Mondadori. L'ho trovato ovviamente al classico banchetto, uno dei banchetti che si trovano al mercatino sui Navigli a Milano. Imbustato, come vedete, e presenta a sommario un articolo di Mario Gentilini che introduce il volume. Quest'ultimo è costituito dalle prime 5 storie di ETA Beta. Si parte dall'Uomo del 2000, passando per lo Scassinatore Fantasma, la Tombrello, la Spia e lo strano Potere di Flip. In particolare, con la Tombrello e la Spia, Bill Walsh e Floyd Gottfredson hanno introdotto l'inquietante Spia Poeta. Il volume presenta le vignette delle storie rimontate secondo l'uso del topolino tascabile, per cui in questo caso l'unico possibile motivo per acquistarlo, almeno per riacquistarlo nell'edizione Panini, è quello di avere le storie nell'edizione più simile possibile a quella originale e magari anche una traduzione opportunamente aggiornata. Se mi capiterà di sfogliarlo prima di decidere di acquistarlo, proverò a girare un breve video in cui lo sfoglio per farvi vedere i suoi contenuti. Detto questo, vi saluto, do appuntamento magari a un prossimo unboxing e ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i video caricati. Saluti a tutti! Ha 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 ha